Niente pedavene a Croce Daune allo stato attuale delle cose. Eppure non molla il comitato organizzatore della storica cronoscalata automobilistica. Di certo la 39esima edizione è al momento stoppata dal regolamento del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi approvato nel 2021, anche se in realtà l'ok del consiglio direttivo dell'ente risale al 2008 e nel frattempo nessuno aveva impedito il regolare svolgimento della gara. Tutto ruota attorno all'articolo 29, il quale parla infatti del divieto di svolgere manifestazioni o eventi motoristici sul territorio del parco. Ciò appunto significa che sarebbe di fatto automatico il no alla pedavena Croce Daune prevista dal 2 al 4 settembre e gioco forza al momento posticipato ad ottobre. Gli organizzatori si appellano all'articolo 18 dello stesso regolamento. Questo regolamento tecnicamente, l'articolo 29, vieta le manifestazioni motoristiche ed è per questo che il parco ci dà un preavviso di diniego, ma a questo preavviso noi forniremo delle osservazioni. Le osservazioni sono che l'articolo 29 va coniugato con quello che riteniamo essere sovraordinato, cioè l'articolo 18, quello che consente la circolazione dei mezzi a motore sulle strade comunali, provinciali e regionali. Su questa stessa linea si muove il parere che è stato chiesto dall'amministrazione comunale di Pedavena all'avvocato Gaz, parere che fondamentalmente viene sposato anche dal MITE, dal Ministero della Transizione Ecologica. Massimo sostegno agli organizzatori è giunto dal comune di Pedavena, che quindi prende posizione contro l'eventuale no del parco. Il sindaco Nicola Castellazzo fa peraltro sapere che la sua amministrazione è pronta a mettere in campo le azioni dovute, pur di far tornare questo evento ai lustri degli anni d'oro. E intanto Lionello Gorza, presidente del comitato organizzatore, quantifica il valore della manifestazione in termini economici. Per il territorio Feltrino e Valbelluna vale 800.000 euro in 3 giorni. Se poi sommiamo tutte quelle manifestazioni motoristiche che, approfittando del tracciato per Pedavena Croce Daune durante l'anno, vengono da noi per un passaggio, per un pernottamento, per un pranzo, arriviamo oltre 1,5 milioni di euro. Quindi è veramente un impatto economico notevole per il nostro territorio. Veramente invito a un dialogo, invito anche a... Io mi sono speso in questi giorni, sono stato più volte all'ente parco, che troviamo un accordo.